Buongiorno a tutti, sono il vostro Etienne, siamo qua sempre per parlare di colore. Quando parliamo di colore, delle volte ci arrivano anche delle domande, delle chiamate su quello che sono le problematiche che capitano quando si fanno i capelli a casa. Parrucchierando non ha un negozio, parrucchierando si avvale di tecnici, come posso essere io, che mi danno la patata bollente da risolvere. Adesso ve ne dico una giusto per questa persona, chiamiamola Anna. Allora, si è fatta delle balayage, si è schiarita i capelli, bellissima, contentissima. Dopodiché, giustamente, va al supermercato, vede questi colori bellissimi che dice: lo farò a casa, sarà più bello che dal mio parrucchiere. Si compra un bel viola, si scurisce i capelli e logicamente il bel viola sul capello molto decolorato ha dato un effetto metallico. Per cui non era il viola della famosa ho visto la scatoletta ma non è uscito così. A quante volte a voi non è mai capitato questa cosa della cliente che no, ma non l'ho fatto a casa, sono andata da una mia amica a farlo. Ecco, questa cliente è andata da una collega, la collega cosa ha fatto? Gli ha detto non ti preoccupare, ho un prodotto che toglie tutto. Ecco, il prodotto che toglie tutto mi ha mandato una foto per vedere, è uscita un verde metallico. E qui cosa succede? Arriva il color ritualista. Ovvero lo specialista del colore che deve giustamente togliere il problema. Tutti siamo bravissimi a fare colori. Delle volte ci capitano queste cose e io adesso vado a spiegarvi come si fanno. Allora, la cliente cosa ha fatto? Ha messo un colore. La collega ha decappato, gliel'ha spinto dentro il colore. Spingendolo all'interno ha creato questo effetto ancora più metallico. Il rosso è uscito e è arrivato il suo antagonista. Se sappiamo più o meno che il pigmento rosso è un 5, il famoso verde è il 7 nella famosa stella di Howard. Ok? Il 7 è verde. Come facciamo a decapparlo adesso? Oramai il decappaggio non va più bene, ovvero decolorazione, perché continuiamo a spingere dentro un qualcosa nel capello. L'unica cosa è comunque consigliare alla mia amica Anna, chiamiamola Anna, di andare a scaldare, ovvero usare il suo antagonista. Se quando è verde uso il rosso, quando è rosso uso il verde o noi chiamiamo cenere che è il pigmento blu, tante case utilizzano il verde, tante case utilizzano il blu come raffreddamento del colore. Perciò deve andare a riscaldare per togliere il verde. Oramai questo colore è pigmentato all'interno. Per cui, primo, non farlo a casa. E noi professionisti sappiamo come fare. Secondo, mai decappare per spingere fuori un colore quando andiamo invece a inserirlo ancora di più all'interno. Terzo, dobbiamo giocare come abbiamo imparato da piccoli parrucchieri coloristi con la famosa stella. Quella ci aiuterà in tutto. L'antagonista è il colore che serve per toglierlo, per cui per togliere un verde andrò a utilizzare un colore caldo. Per un colore caldo come un rosso andrò col suo antagonista, il colore matto che è il verde. Spero ad Anna di averti spiegato che comunque è sempre meglio affidarsi a un collega o venire a trovarci nei nuovi saloni con i nostri color ritualista. Ma assolutamente a casa facciamo solo un buonissimo shampoo, un balsamo che ti ha consigliato il tuo parrucchiere. Alla prossima, ciao!